Buongiorno a tutti amici appassionati dei mezzi d'epoca, oggi è 6 di novembre 2022 e sono qui a documentarvi un mezzo unico nel suo genere, raro, unico, OM Tigrotto, carrozzato Orlandi, dal Orlandi di Brescia, con ancora tutte le targhette. Guardate il dettaglio Brescia, trasformazione, carrozzeria. Che secondo una nostra stima avrà all'incirca sui 70 anni. Carrozzato adibito a servizio schermografico. E allora aveva un'apparecchiatura, allora molto avanguardia, di raggi X, e ora non me ne intendo in campo medico, ma faceva i raggi X ai bambini delle elementari di un tempo, girava l'Italia passando scuola per scuola a monitorare la salute degli studenti. Aveva un macchinario di raggi X talmente potente da trasmettere l'immagine del paziente al dottore in tempo reale durante uno schermo. Non faceva solo una foto, ma faceva un filmato durante tutto il tempo della visita. Era un macchinario molto potente. Ancora con la sua livrea originale. Ministero della Sanità, servizio schermografico. E oramai fermo qua da 20 anni a questa parte. Ancora con i fanalini originali. Comunque anche a livello di carrozzeria è un mezzo bello, non solo dal punto di vista storico, ma anche come linea. Guardate la rifinitura tutto lungo la carrozzeria. Dettagli che ancora oggi cercano di riprodurre, ma come questo nessun mezzo di oggi avrà mai il fascino di un mezzo dell'epoca, secondo me. Non riusciranno mai a ricrearlo. Perché si vedeva che le cose erano fatte per durare, non con l'interesse dell'obsolescenza programmata. Però, tolto questi miei discorsi, forse anche un po' sbagliati, il mezzo c'è, è qua oramai da quasi 20 anni fermo, sempre qui, infatti si è già intampa, si direbbe in piemontese, si è già impantanato, diciamo. Guardate l'interno, che è ancora più che buono. Guardate i pannelli della porta, ancora perfetti. Guardate che roba. Cambio il volante, ora passerò anche dall'altra, almeno facciamo un filmato come si deve, che questo mezzo qua merita. Ringrazio il proprietario che mi ha concesso di fare questo filmato. Poi ci sono ancora altri vari mezzi interessanti. Qua c'è, ancora
barra di ferro sopra. Farò così. Funzionante. All'evenienza si può far partire con delle batterie buone, parte. E niente, c'è. Questo qua lo dedico a Marvin. Marvin che fosse qua direbbe anche la sua, saprebbe cosa dire. Io sono un po' scarso nel parlare durante i miei filmati, ma c'è chi ci pensa, c'è il Marvin che nei suoi filmati saprebbe cosa dire anche dal punto di vista del design delle carrozzerie. Dedico a lui che dice sempre che lui si è appassionato ai mezzi d'epoca non per la meccanica ma per le linee, per l'estetica. Lo dedico a lui che è anche venuto su da Trento al raduno di Pomaretto 2022 con un mezzo simile che però andava a fare i prelievi del sangue. Poi un saluto va a tutti gli amici del canale, a Luca Miazzini che sta anche lui iniziando a fare filmati. Iscrivetevi anche al suo canale che merita. Poi Osvaldo, tutti gli amici, Loris, tutti quelli che mi seguono. E mi raccomando di iscrivervi, attivare le notifiche. Ogni domenica alle 11:45, almeno questa è la mia promessa, vi porterò sempre qualche contenuto, qualcosa di nuovo. E niente, io vi saluto, vi do appuntamento al prossimo video. Se siete interessati a comprare questo mezzo, sarebbe quasi disposto a venderlo al proprietario. E niente. Un abbraccio, grazie.